tutti. Oggi risponderemo a alcune delle centinaia di domande che ci sono arrivate. Pete il Koala ci chiede come è nata l'idea di questo canale. Questo canale non è fatto solo da me, c'è una redazione e uno sparring partner principale che porta idee con le quali ci misuriamo. Si chiama Edoardo Servillo e sta dietro la macchina da presa adesso che mentre io parlo. E poi monta tutto e ve lo porta sul vostro computer. L'idea è questo: io e Edoardo amiamo moltissime cose e siamo entrambi estremamente curiosi. Lui è molto più giovane di me, quindi c'è anche uno scambio. Lui importa novità, io gli spiego delle cose della tradizione, eccetera. E in questo conversare, che è un conversare mentale che non si interrompe mai, ci mandiamo messaggi, ci scriviamo, eccetera, in questo conversare vengono fuori gli spunti e un giorno ci siamo detti: ma perché non proviamo a raccontarle queste cose? Perché poi, conoscendo io moltissimi autori, ci sono anche delle parti, diciamo, meno note, degli aneddoti, delle piccole sciocchezze che possono arricchire per far capire anche come il fumetto sia frutto di grande fatica ma anche di grande divertimento. Alfonso chiede come fare a entrare nel mondo del fumetto se si è degli sceneggiatori e se quindi non si dispone di un impatto visivo o delle pagine di accompagnamento per il proprio progetto. Allora, è fondamentale che quando voi portate delle pagine a vedere da un editore, se le spedite per mail, fate un PDF leggero, perché non potete, nelle centinaia di mail che arrivano a un editore continuamente, non potete fare delle cose che siano difficili da scaricare, difficili da consultare, pena il fatto di essere non considerati. Ma è importante, essendo il fumetto un linguaggio visivo, che voi abbiate la capacità di far vedere come raccontate. Nel fumetto non è importante solamente l'aspetto visivo, è importante l'aspetto narrativo collegato a quello visivo, quindi è molto importante che voi troviate un disegnatore. Come trovate un disegnatore che vi può accompagnare? Semplicemente andando alle fiere, guardando le cose che vi piacciono, contattando magari un disegnatore che non è ancora famosissimo per cercare di convincerlo che voi avete la storia più bella del mondo. Tra autori si dice, ci si fanno le cene con la sfida: ce l'hai una storia per quella persona che abita lì di fronte, là in fondo, puoi bussare, hai il coraggio tu di bussare alla porta e quando quello ti apre tu gli racconti una storia. Noi che cosa siamo? Siamo ipnotisti, siamo burattinai, siamo costruttori di universi. Questo è un autore, e un autore deve essere capace di ipnotizzare il proprio lettore, quindi a maggior ragione deve essere capace di avvincere un altro burattinaio che è il disegnatore che lo deve accompagnare. Quando voi avete questo, quando voi trovate un disegnatore adatto, si crea una sinergia, come è stata per Lustal e Parancou, oppure per Muñoz e Sampaio, oppure anche per Pratt e Ongaro, per esempio, oppure per Magnus e Bunker. Sono tantissime le collaborazioni felici che hanno portato a grandi opere. Però, per ottenere questo, voi non potete fare lo studio del character design, il pitch, oppure una sinossi che è mezza paginetta che racconta a grandi linee la storia, perché questa cosa non vuol dire più niente. Questo è un approccio che andava bene per 50 anni fa. Voi oggi dovete far vedere con che passo di danza il racconto si muove, come lo sceneggiatore e il disegnatore lavorano in maniera armoniosa, intrecciano le proprie arti. Questo è fondamentale. L'editore che guarderà le vostre tavole sarà il vostro primo lettore. Questo è il mio consiglio. Pietro chiede quali sono state tre influenze fondamentali che mi hanno influenzato in diverse fasi della mia vita. Ci sono tantissimi disegnatori che mi hanno insegnato a sognare. C'è stato sicuramente José Muñoz, che io considero un po' il mio maestro, il quale ha imparato a volare, diciamo, da Hugo Pratt e da Alberto Breccia. Io ho conosciuto entrambi, sia Pratt che Breccia, e poi anche ovviamente Muñoz. Andavo a casa sua a vedere le tavole quando le stava per consegnare, parlavo. Era una specie di mito, perché aveva inventato un modo di raccontare la vita, anche l'aspetto drammatico di questa vita, con dei bianchi e neri molto netti. Poi portai questo bianco e nero che imparai da lui sempre più verso il bianco, sempre più leggero, no? Un altro disegnatore che io ho amato moltissimo è stato Will Eisner, che era un disegnatore degli anni 40 che faceva Spirit,
e che ha disegnato per diversi decenni, forse per molti, insomma, il padre del cosiddetto graphic novel, ma The Spirit per me è stato l'idea che si potesse inventare una regia funambolica, meravigliosa, anche con solo il bianco e nero, con un ritmo, era un maestro del ritmo, era un maestro dell'ironia anche. Ecco, il fumetto più ironico, più lieve, più anche giocoso, nel suo aspetto più meraviglioso, secondo me Eisner lo ha portato al mondo. Un altro disegnatore che io ho amato molto è stato un disegnatore dei cosiddetti manga, ma i manga originali, cioè Hokusai. I suoi schizzi veloci di vita giapponese e i suoi manuali, è uno che ha pubblicato 180 libri nella sua vita, portano una maestria, un'ironia, una leggerezza e una sapienza nell'uso del segno che non si era mai vista prima nel mondo della grafica occidentale. E scoprire Sharaku, Hokusai, Kunisada, Hiroshige ovviamente, ma anche Yoshitoshi, tutti questi grandi maestri delle stampe del mondo fluttuante, è stato una grande meraviglia per me, è stato sicuramente qualcosa che ha aperto, arricchito il mio modo di disegnare, come poi si vede nei quaderni giapponesi. E poi, ovvio, ricordo ancora il primo impatto, la prima volta che vidi un film di Miyazaki. Quella cosa lì mi ha cambiato la vita. Io non ci credevo. Quando ho visto, mi pare che fosse Kiki, quando ho visto Kiki e poi Totoro, io non credevo ai miei occhi. Era da tanto che non ero emozionato così tanto nel vedere una narrazione così fluida, poetica e meravigliosamente disegnata. Jad chiede che consigli daremmo a chi è un giovane fumettista che si autoproduce e che vuole portare il suo lavoro a degli editori. Domanda, Jad, ma perché? Se ti autoproduci, che bisogno hai dei grandi editori? Il mio consiglio è questo: i grandi autori si possono autoprodurre. Oggi ci sono delle tecnologie che consentono tirature anche minime, anche di 50 copie, anche di 2 copie se proprio vuoi, anche di 100 copie. Ormai la qualità di stampa, per esempio della tecnologia Indigo digitale, è superiore all'offset. Allora, tu puoi fare un oggetto perfetto. Io, da ragazzo, ero morto di fame e con degli altri amici costituimmo una società per poter comprare una macchina offset per stampare. Non sapevamo neanche come si accendeva la macchina, no? Però provammo per produrre il Pinguino, che era una rivista autoprodotta. Adesso hai la possibilità di andare, spendi il giusto e ti produci 10, 100, 1000 copie. Sino alle 1000 copie, secondo me, vale la pena di autoprodursi per imparare tutti i segreti del mestiere, che vuol dire: uno, come si impagina; due, come viene quello che tu hai fatto una volta che viene pubblicato; tre, cosa arriva al lettore quando il lettore ti legge. Ama o non ama, gli piace o non gli piace, perché questo è fondamentale. Capire che cosa significa creare un seguito. Un seguito vuol dire che qualcuno aspetta l'uscita dei tuoi lavori, come noi possiamo aspettare l'uscita di un nuovo film del nostro regista preferito o del nostro autore di fumetti preferito. Questo è fondamentale, perché questa è la vera scuola di che cosa significhi fare fumetti. Il segreto più importante è che quando si fa un fumetto e lo si pubblica, non abbiamo finito, ma abbiamo appena cominciato il cammino per arrivare al lettore. Quello, la seconda parte, è molto più complessa, è molto più faticosa. Allora, Impero Nerd chiede l'importanza della musica che ascolto e quali sono i miei artisti preferiti, musicisti preferiti. Dirò subito che nel mio studio ci sono due tavoli ad angolo retto e un tavolo indietro. I due tavoli sono un tavolo da disegno e uno studio di registrazione con un banco, mixer, eccetera, che servono per registrare musica, quindi io faccio anche musica, come la sigla che avete appena sentito. Questa musica per me è importantissima, la musica che io ascolto è importantissima e influisce sul mio lavoro. Ci sono delle musiche molto dilatate, ambient, come quelle di Brian Eno o Mavis Rodelius, eccetera, che sono delle musiche che mi rilassano e aiutano a mantenere la concentrazione quando sto inchiostrando e scrivendo. Ci sono delle musiche più ritmate, nelle quali io cerco di prendere anche il coraggio di soluzioni non necessariamente comode, che possono portare a degli azzardi o anche a degli errori,
per esempio. Bisogna rischiare, avere il coraggio di rischiare. Tamburini diceva: ci vogliono muscoli per fare grafica, e intendeva con questo che ci vuole coraggio. Bisogna riuscire a buttare, anche a osare e sbagliare, perché se tu osi, a volte io ho fatto delle stesure di acquerello che sapevo che, anche se quell'acquerello ci avevo messo 3 giorni a colorarlo, che se mi fossi sbagliato su quella stesura avrei dovuto buttarlo, e l'ho fatto, mi è andata bene. Poi voglio dire, se uno fa un errore c'è sempre anche il computer che può aiutarti a correggerlo, non sempre, però qualche volta aiuta. Musicisti che amo: Sufjan Stevens, gli Hills, Lou Reed, gli Zeppelin, va bene, Timber Timber, Bowie, Tindersticks. Mi piace molto anche Billie Eilish, perché sperimenta, non è pop scemo. Latin Playboys, i Latin Playboys non li conoscete, li dovete ascoltare. Degli italiani: Andrea Laszlo De Simone, Franco Battiato, Io sono un cane. Matteo, il sardo, mi chiede, essendo io suo conterraneo, se questa passione è nata nell'isola e se sì, come. Allora, è nata nell'isola, è nata in Sardegna. Io non so perché è nata dentro di me la passione per il fumetto. So che io ho sempre pensato, creduto e saputo che avrei fatto questo. Ho cominciato all'inizio guardando come Morris disegnava i cavalli di Lucky Luke. Li spiavo, mi sembravano belli, pieni di armonia, difficili anche da disegnare. Mi ricordo ancora questo incanto, vorrei rivederle queste vecchie puntate, sono sicuro che anche se avevo solo 6 anni riconoscerei il disegno. Poi arrivarono i fumetti dei supereroi, come non rimanere incantati davanti a quei disegnatori americani, da Bill Everett a Jim Collan, Steve Ditko, Jack Kirby, cioè divenne tutto estremamente frutto di un incanto, ecco. E cominciai a disegnare, disegnavo malissimo, pessimamente, e cominciai a incaponirmi, copiare, 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 sino a quando una volta che copiai per 3 volte un paperino che credo fosse di Romano Scarpa, capii che sapevo disegnarlo senza copiarlo. Ecco, questo fu la scintilla. Da allora io ho cominciato a elaborare un metodo, una specie di autoapprendimento, per cui lentamente, sono autodidatta, ho cominciato a raccogliere tutti gli elementi e capire quanto anche la costanza sia fondamentale per imparare e per proseguire in questo lavoro. Nonni Sani ci chiede quali sono i manga suggeriti per entrare in questo percorso di lettura. Allora, ci sono alcuni storyteller che sono capaci di ipnotizzarti al primo capitolo. Io comincerei da Berserk, oppure anche Full Metal Alchemist. Secondo me sono incredibili nella capacità di tirarti dentro. Però posso dire anche che Asadora, oppure Spy Family, sono anche questi estremamente ricchi di quella cosa che si chiama entertainment. Posso dire che manga più, tra virgolette, sofisticati, come quelli di Taiyo Matsumoto, sono anche questi incredibilmente interessanti, affascinanti. Jiro Taniguchi è il maestro del vuoto giapponese. Leggete assolutamente L'uomo che cammina. Per quanto riguarda una narrazione più avventurosa e catastrofista, sicuramente Akira, non si può prescindere da Akira. Zoo Sparkle chiede, a proposito degli animali, racconto di animali con un sottofondo che alle spalle presentano una ricerca scientifica più o meno credibile. Allora, non so dire esattamente quanto credibili siano le cose, anche perché noi parliamo di un mondo di fantasia. Taniguchi mi disse che quando lui ha cominciato disegnò un libro in cui i personaggi erano tutti animali. Mi incuriosisce questa cosa, perché disegnare gli animali non è proprio la cosa più semplice del mondo. Poi sicuramente Gon, piccolo tirannosauro, anche dal carattere piuttosto volitivo e cazzuto. Poi ci sono tantissimi altri fumetti o manga nei quali compaiono dei personaggi animali, voglio dire, basta pensare che esiste una tradizione che si chiama Funny Animals, ma in questo caso è una trasposizione di animali che hanno un carattere e una visione antropomorfica, per cui non so quanto, diciamo, l'aspetto di ricerca scientifica sia fondamentale per questi. Marco chiede se ci sono opere che mi hanno rapito da un punto di vista estetico, o viceversa, che non erano disegnate molto bene ma narrativamente invece erano fortissime. Prediligo le seconde.
A me piace del fumetto sicuramente, o del manga, mi piace lo storytelling, per questo che sono rimasto estremamente affascinato da opere come Berserk o Full Metal Alchemist o anche lo stesso One Piece, che sono lavori in cui c'è una capacità di entertainment, cioè di proprio prenderti per mano e condurre in questo mondo stupefacente. E con questo non significa che pensi che non sono ben disegnati, sono disegnati in maniera eccellente, ma soprattutto hanno un diktat, che è quello di servire la storia. Ecco, si dice che quando di un attore, un artista, un cantante, tu pensi quanto è bravo, vuol dire che ha sbagliato la sua mira, perché parla di se stesso anziché della storia che tu hai appena visto, no? Ugo Pratt diceva: tu non devi vedere quanto è bravo l'artista, perché devi ricordarti che hai letto una bella storia. Ecco, questa secondo me è una regola fondamentale. Persepolis o lo stesso Maus sono due opere che sono disegnate con un disegno cosiddetto scrittura, che serve la storia meravigliosamente. Sono tra i fumetti più belli che io ho mai letto. Dall'altra parte ci sono dei disegnatori meravigliosi che mi interessano, mi intrigano, anche a dispetto della storia. Magari la storia mi interessa di meno, non so, penso ai grandi autori con i quali sono cresciuto. A volte penso a Bernie Wrightson. Bernie Wrightson raccontava delle storie horror, mi piace moltissimo il suo modo di guardare all'anatomia, alle torsioni, al mystery, eccetera. Se mi chiedete una storia meravigliosa di Bernie Wrightson, vi dico subito The Mac Monster oppure Frankenstein. Non mi ricordo neanche la storia di The Mac Monster, mi ricordo le atmosfere, le suggestioni, le inquadrature e i disegni di Mac Monster. Oppure, ovviamente, non so, certi fumetti, certi disegni meravigliosi di Richard Corben, oppure certi disegni meravigliosi di Tanino Liberatore, e a volte anche certi disegni meravigliosi di Moebius, di cui magari alcune storie non mi sono rimaste in mente come memorabili, no? Ritorno a Alpha Centauri, scritta da Druyer, mi ricordo delle suggestioni, delle situazioni, ma non saprei dire neanche la storia, non ve la posso raccontare, so solo che questo sta viaggiando nello spazio, a un certo punto ha un attacco e viene attaccato all'interno dei suoi sogni stessi, una cosa del genere. Allora, Cristiano mi chiede: se avessi l'opportunità di incontrare un maestro del fumetto o del manga, chi sarebbe? Mi piacerebbe molto reincontrare Will Eisner, che ho visto fugacemente, e mi piacerebbe passare del tempo con lui a chiacchierare del fumetto. Oppure mi piacerebbe molto rivedere il mio vecchio amico Jiro Taniguchi, a cui penso ogni tanto e con cui siamo stati legati, ci siamo incontrati e frequentati ogni tanto a Tokyo, a Parigi o in Italia, così. E invece delle persone che mi piacerebbe incontrare, viventi diciamo, mi piacerebbe incontrare Shinichi Sakamoto, che non conosco ancora e che mi ha molto colpito da un punto di vista grafico, visivo. Oppure mi piacerebbe anche molto incontrare un mio grande amore artistico, sin da quando ero ragazzo, che ammiro tuttora, che è Mike Kaluta, uno dei più grandi disegnatori americani viventi, secondo me. Allora, Riccardo mi chiede qual è un momento della mia esistenza in Giappone a cui tengo ancora molto. Uno dei momenti più belli che io ricordo della mia vita giapponese era semplicemente il percorrere il vialetto che dalla fermata Sendagi mi portava alla mia casetta Gardenia House. Quei silenzi, quelle strade tutte pulite, quella vita piccola, quella vita minuscola giapponese mi è rimasta nel cuore e sono tornato tante volte in Giappone, quasi 30 volte ormai. Ogni volta che posso io ritorno in quelle vie e poi percorro quelle stradine sino a spuntare alla Nezu Jinja, che ho anche disegnato nei quaderni giapponesi 1, al santuario di Nezu, uno dei posti magici di Tokyo. Ve lo consiglio, bellissimo. Allora, Rodolfo mi chiede quali sono i film che mi hanno più influenzato. Ce ne sono tantissimi, il cinema è stato per me uno degli ingredienti, è un linguaggio visivo in sequenza, molto vicino al fumetto per certi versi, è stato uno degli ingredienti della mia formazione artistica, del mio modo di guardare il mondo. Il primo film che mi viene in mente è Taxi Driver, ma anche Quei bravi ragazzi e Toro scatenato. Ecco, questa trilogia di Scorsese per me è pazzesca. Arancia meccanica di Stanley Kubrick è stato un film incredibile, profondamente
conturbante e estremamente influente. Oblomov di Mikhalkov, così come Partitura in computer per pianola meccanica, Stalker di Tarkovsky. Dei film di adesso ce ne sono moltissimi che mi affascinano, anche molte serie che mi impressionano, che mi interessano. Su tutte, Slow Horses per me è un capolavoro di narrazione, un capolavoro di sceneggiatura, ma anche le prime serie di Nick Pizzolatto, True Detective, quelle trovo molto belle, molto interessanti, molto affascinanti. Il lavoro dei fratelli Coen, sono tanti film che ho amato, da Blood Simple, che fu una vera sorpresa quando uscì, sino a Fargo o, che ne so, Il Grande Lebowski. Come fai a non amare un film come Il Grande Lebowski? È chiaro che quello ti influenza, ma mi fa pensare per esempio Il Grande Lebowski al grande cinema italiano, Monicelli, ecco, non so, La Grande Guerra è stato un film pazzesco, un capolavoro. Monicelli è uno dei registi che andrebbe più ricordato. Tutto Fellini proprio preso in blocco, a pacco. Tutto Fellini per me è fondamentale. Ozu, lui è uno dei registi sicuramente fondamentali per me, ma anche il cinema duro, secco e cattivo di Takeshi Kitano, quelle cose sono meravigliose. Il mio amico Paolo Sorrentino ha fatto dei film pazzeschi, secondo me, bellissimi. Un film che ho amato moltissimo ultimamente, Adagio di Solima. Solima è un grandissimo regista, la sua serie 000, ma cosa parliamo? È una roba pazzesca, meravigliosa. Ce ne sono tantissimi, potremmo stare sino a domani mattina a parlare di questi. Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, Padrino 1, Padrino 2, delle cose da storia del cinema proprio. Francesco mi chiede, bellissimo, se ne è valsa la pena dedicare tutta un'intera vita al fumetto. Sì. Assolutamente, io sono un bambino felice, mi sveglio la mattina con un sorriso da un orecchio all'altro e non vedo l'ora di correre al tavolo a inventare storie, a scriverle, a disegnarle, a colorare. Ma come si fa a pensare che è un lavoro ingrato? Certo, è un lavoro per cui ti spezzi la schiena, lavori, non so, 12-14 ore al giorno se va bene, non esci mai, diventi un otaku, poi un hikikomori, poi muori. Però nel frattempo ti sei divertito un casino. Little Matt Jr. chiede: se c'è stato un momento in cui ho creduto di aver perso mai la passione per il fumetto. Allora, le scadenze sono mortali, ma soprattutto è il mio metodo di lavoro che è difficile. Ci sono stati dei momenti quando ho finito i quaderni ucraini, in cui il primo parla di una strage, diciamo, di vari milioni di ucraini negli anni 30 e il secondo parla della guerra attualmente in corso, purtroppo, in cui io mi sono dovuto far attraversare da tutta questa specie di sofferenza, di dolore, eccetera, e lavorare anche sotto scadenza non aiuta a alleggerire, perché si sente il bisogno di respirare, di prendere delle pause. Però il lavoro è anche questo. Io sapevo che avrei avuto bisogno, una volta finito il libro, di qualche settimana di respiro. C'è stata poi questa settimana di respiro? Non me lo ricordo, non lo so. So che non ho mai perso la fiducia nel mezzo, non ho mai perso la certezza del fatto che io volessi fare questo a tutti i costi, però ci sono stati momenti molto difficili. Come ultima domanda, ma non preoccupatevi perché poi ritorneremo, sono tantissime le vostre domande ed è divertente anche rispondere. Yuko chiede: qual è stata la difficoltà di portare nel mercato editoriale italiano il fumetto, che è stato un codice, un linguaggio sempre più o meno osteggiato, insomma. Le difficoltà tantissime, soprattutto quando le librerie cominciavano all'inizio del 2000 a smantellare il reparto fumetti. Questa cosa mi mise molto in allarme e io sono stato uno di quelli che ha cominciato a tamburare con il termine graphic novel. Cioè far credere che si trattava non dei fumetti, quelli da edicola che le librerie non volevano tenere, non volevano neanche sentirne parlare, ma di una cosa preziosa, nuova, speciale, mai vista prima, cioè il fumetto. Si trattava semplicemente di un gioco semantico, chiamandolo in un altro modo, si forse poteva superare un piccolo pregiudizio. Ecco, tutto questo avvenne quando io andai a una libreria alla Feltrinelli International al Bologna, dove c'era un grande reparto di fumetti che cominciava a diventare sempre meno grande, sempre meno grande, sempre meno grande, sempre meno grande, e chiesi se avevano Gen di Hiroshima. Il libraio strabuzzò gli occhi e disse: che cos'è?
E io gli dissi, ma è una saga a fumetti che racconta la storia del bombardamento di Hiroshima con il linguaggio dei manga. E lui disse, ah no no, noi non teniamo fumetti, non teniamo manga, non teniamo neanche più fumetti. Questa cosa mi spaventò moltissimo. Ovvio, io amo il fumetto e naturalmente faccio di tutto per difendere questa cultura, perché è una cultura ricchissima, piena di approcci diversi, di modi di raccontare, piena di voci diverse. Ecco, quindi capii subito che era necessario mettere in atto una strategia, esattamente come si conduce un match di tennis oppure una partita di football o una battaglia, se volete. Ecco, nel terreno capire dove meglio agire, come meglio agire. Fu una questione di metodo, e con la casa editrice Coconino Press, che ho fondato nel 2000 insieme a Carlo Barbieri e Simona Romani, iniziare subito una pubblicazione sistematica di opere fondamentali. Questo dopo che avevo proposto a un editore italiano molto prestigioso delle opere di Taniguchi, di Seth, di Tomine, di Chester Brown, di Suehiro Maruo, di Tezuka, che io amavo e che trovavo incredibile che fossero pubblicate nel resto del mondo e non in Italia. E dopo che loro risposero molto favorevolmente dicendo assolutamente li pubblichiamo, passarono 3 anni senza che niente accadesse, e allora dissi ok, lo devo fare io. E così ho creato prima la Coconino e poi dopo 17 anni la Oblomov, ed eccoci qui. È stato molto bello, vi ringrazio, ponete altre domande perché cominciamo a raccoglierle per fare le prossime puntate. Ciao a tutti! Se ti è piaciuta questa puntata e ti interessa il corso lezionidifumetto.it, iscriviti al canale. Troverai anche un sito www.lezionedifumetto.it nel quale ci saranno dei pacchetti di approfondimento per ogni singolo punto affrontato in queste lezioni, e i link in descrizione per tutto questo. Ciao!